Bentornati su www.infocorsi.it. Oggi vi presento una vera e propria novità, perché come vedete da queste icone che ho sul mio desktop sono riuscito a procurarmi la versione beta, quindi la versione ancora in collaudo, ancora di prova e non definitiva, di Office 2010, che sarà il successore dell'attuale Office 2007 e dovrebbe essere in commercio per l'estate di quest'anno, quindi per l'estate del 2010. Oggi siamo ancora a gennaio, quindi con parecchi mesi di anticipo vi mostro quali saranno le novità di questo nuovo sistema. Innanzitutto, come vedete, le icone dei vari programmi, quindi Word, Access, Excel e PowerPoint, sono state ridisegnate, sono state realizzate con una grafica più moderna, più al passo con i tempi e certamente più gradevole, ma questa è probabilmente la cosa meno importante tra quelle che vi mostrerò. In realtà il sistema, l'Office, non è stato completamente ridisegnato come era accaduto nel passaggio tra Office 2003 e Office 2007. Intanto apro il Word, ma ciò nonostante vengono inserite importanti modifiche. Questo è il nuovo Word, come vedete ad un primo sguardo assomiglia molto a Word 2007, ma in realtà i più attenti avranno già notato che non c'è più il pulsante Office ed è stato sostituito da questa scheda che si chiama File, che dopo andremo ad esaminare per vedere quali modifiche e quali novità ci mostra. In realtà il resto è molto simile, ci sono però qua e là vari comandi in più. Per esempio, qualcuno avrà notato la possibilità di inserire effetti di testo che non c'era in Office 2007, appunto con questo tasto, e poi persino nell'utilizzo dei colori noteremo importanti innovazioni. Proviamo a scrivere un breve testo. Ecco, magari scriviamo un paio di righe. A questo punto proveremo a formattare questo testo da me appena scritto, quindi vado a selezionare la prima riga e provo ad andare sul comando normale dei colori. A questo punto non solo ho la normale tavolozza dei colori, oppure il comando More Colors, che in italiano sarebbe altri colori, intanto avrete notato che questa versione purtroppo è in inglese, però insomma cercheremo di orientarci comunque, e posso scegliere per esempio il colore rosso. Posso come al solito ingrandire il carattere, qui non c'è nessuna differenza, e applicare magari un grassetto. Tutto è molto veloce nel mostrare i risultati grafici, però ecco, se torno sul comando dei colori ci sono anche i gradienti, le sfumature, che non era possibile utilizzare nel vecchio sistema, nel sistema Office 2003, e quindi per esempio io posso scegliere sì un colore rosso, ma come vedete applicarlo in maniera sfumata, in maniera con un gradiente, quindi in maniera graduale, e già questa è una grande novità in un comando semplicissimo come quello dei colori. In più posso utilizzare le Word Art, che in Word sono molto utilizzate da chi ama scrivere testi colorati, titoli colorati, in maniera molto più evoluta di quanto accadesse nel sistema 2007. Infatti, quando vengo a cliccare questo comando, effetti di testo, quelle che mi vengono mostrate sono proprio le classiche Word Art, che in questo caso io posso quindi applicare direttamente ad un testo già scritto, scegliendo semplicemente tra i vari effetti, e quindi posso scegliere una tra queste. Posso ingrandire il carattere, quindi la Word Art viene gestita in questo caso come il testo normale, non più come un oggetto grafico, che quindi viene inserito a parte, che viene inserito a sé, ed eventualmente vi si può applicare velocemente anche degli effetti, come un leggero effetto ombra in questo caso, oppure un effetto di riflesso, vedete, eccolo qua. Quindi in pochi clic, come vedete, ho scritto un testo molto gradevole sotto il punto di vista estetico. Aumento un po' lo zoom in maniera che possiate vederlo meglio. Ho applicato una Word Art color dorato, un'ombra ed un riflesso sotto al testo. Qui con i semplici comandi dei colori avevo già ottenuto un risultato quasi dello stesso tipo. Quindi in pratica le potenzialità grafiche già relative al testo sono state molto migliorate rispetto ad Office 2007, che già rispetto ad Office 2003 aveva portato grandi novità. A parte questo fatto, possiamo comunque inserire anche delle immagini.
Ed in questo, vado a capo un attimo, useremo la scheda insert, ovviamente in italiano sarebbe inserisci. Quindi vado su picture, che sta per immagine, e mi ritrovo nello stesso comando identico che avevo anche in Office 2007. In questo caso, per esempio, andiamo a vedere se nella cartella immagini, in immagini campione, c'è un'immagine interessante, inseriamo questo simpatico koala. Clicco su insert e mi viene inserita l'immagine del koala. La vado a rimpicciolire usando questa pallini laterali, e in questo non sto facendo nulla di nuovo rispetto a quello che già conoscete nel sistema dell'Office 2007, ma le novità si trovano nella scheda formato, che già appariva anche in Office 2007 quando andavamo a selezionare un'immagine. Intanto questa immagine da home la vado un attimo a mettere a centro pagina, poi torno sulla scheda formato, che intanto è molto più evidente, qualcuno in passato magari non la notava, qui è tutta colorata quindi non si può proprio evitare di notarla, e in più vado a notare che ci sono molte possibilità grafiche da applicare a questa immagine. Per esempio, se vengo sugli effetti artistici, ora spero che si riesca a notare, quando mi sposto su questi, ecco, non so se riuscite a vedere come l'immagine del koala, man mano che mi sposto, assume varie modifiche artistiche, appunto, no? Tipo carboncino, ecco, ora non saprei come chiamarli, come graffito, ecco qui un effetto sfocato. E quindi velocemente posso applicare le mie fotografie personali. E per applicare questi effetti dovete sempre venire quindi su questo Artistic Effect. Vedete quanti ce ne sono, poi ovviamente insomma c'è da divertirsi. Per esempio ora scegliamo questo, che dà questo effetto particolare al nostro koala. Chiaramente posso sempre annullare i comandi usando il classico comando annulla, che già conosciamo anche dalla versione precedente. Poi c'è questo comando Color, che esisteva già anche nella versione precedente, però qui è stato molto migliorato, ci sono più possibilità e le anteprime si vedono anche più facilmente. Ora mi conviene che questo koala lo allineo un po' a destra, così lo vedete meglio mentre faccio queste modifiche. Quindi torno qui sulla scheda formato e da color, ecco, vedete, mentre mi sposto il koala viene colorizzato. Ripeto, questo non è propriamente un comando nuovo, è un comando che era già preesistente, però ecco, è stato comunque migliorato rispetto alla versione 2007. Vado sempre ad annullarlo per vedere altre possibilità. C'è anche Correction, che permette di fare quindi delle correzioni circa il contrasto e la luminosità. Anche queste erano situazioni già presenti nella versione 2007 di Office, però qui sono state anch'esse migliorate, soprattutto nella possibilità di vedere l'anteprima di quello che vado ad ottenere. Ecco, per esempio con una luminosità ed un contrasto molto elevati, vedete che cosa accade. Vado a cliccare per ottenere ovviamente la modifica definitiva e poi annullo ancora. Ma un'altra novità invece totalmente inesistente nella versione 2007 è la possibilità di rimuovere lo sfondo, no? Remove background, rimuovi sfondo. Infatti se vado a cliccare questo comando mi dà la possibilità di scontornare molto facilmente una fotografia. Ecco, qui io adesso devo cercare di selezionare, ampliando questo riquadro, la parte di foto che voglio scontornare, cioè che voglio estrarre dal contorno. Questa è una cosa che con un programma di grafica professionale si fa magari perdendo anche molto tempo. Invece vedete come piuttosto velocemente riusciamo a farlo adesso qui in Office 2010. Quindi come al solito, orientandosi agli utenti magari meno esperti, si cerca di dare possibilità grafiche comunque evolute. Cerco quindi di riprendere solo il volto, diciamo così, del nostro koala, poi vengo qui sul comando Keep Change, cioè in pratica mantieni i cambiamenti, e quindi cliccando qui ecco che il mio koala viene scontornato, cioè viene estrapolato dal contorno in cui si trovava in precedenza. Anche in questo caso vado ad annullare il comando perché ritorni completo, e quindi poi gli dico discard changes, cioè scarta i cambiamenti, in maniera tale che il koala ritorni normale. Queste sono le possibilità quindi che vengono aggiunte all'utilizzo delle immagini. Ora ritorno con l'immagine centrata, proviamo a vedere che cosa cambia in un semplice comando come il copia ed incolla, perché anche qui è stata inserita un'interessante novità. Vado a selezionare il testo, oggi vado al mare, e lo copio con tasto destro copy. A questo punto mi creo un paragrafo vuoto dopo la scritta Andrò in montagna, quindi clicco qui
do un invio, mi ritrovo con un paragrafo vuoto e qui dentro, quando clicco con il destro per incollare, ho le paste options, cioè le opzioni di incollaggio, diciamo così. Quindi mi metto sulla prima, che si chiama keep source formatting, cioè in pratica mantieni la formattazione sorgente, la formattazione di origine, e quindi, come vedete, se cliccassi, perché non ho ancora cliccato, mi sono solo posizionato, il testo verrebbe incollato mantenendo il colore rosso di origine. Se invece mi sposto su questa altro comando, merge formatting, cioè fondi formattazione, quindi in pratica sarebbe prendi la formattazione di destinazione, il testo si incolla ma prendendo la formattazione dell'ultima frase scritta, cioè di domani andrò in montagna. Quindi anche questo è un comando molto importante che mi permette, quindi, quando vado ad incollare, prima di incollare semplicemente spostandomi con la freccia tra le varie opzioni, paste option appunto, di scegliere come incollare sotto il punto di vista grafico, perché le parole vengono incollate sempre, ma nel vecchio Word magari qualcuno spesso aveva avuto difficoltà che vuoi incollare in grassetto, invece il grassetto non viene, tutte queste piccole cose. Poco fa abbiamo parlato della possibilità di trasformare un normale testo in una word art, ovviamente però comunque viene mantenuto nella scheda inserisci il comando classico della word art, che esteticamente mostra le stesse opzioni, quindi io potrei scegliere lo stesso tipo di scritta, per esempio, che avevo scelto per la frase della montagna, adesso ne scelgo una diversa, però la differenza è che quando utilizzo il comando insert la word art viene inserita come testo grafico, che quindi io poi posso, vedete, spostare in giro per la pagina, eventualmente quindi posizionandolo anche in maniera sovrapposta rispetto ad una fotografia, cosa che invece non potevo fare nel caso precedente, e poi ovviamente vado anche a modificarne il testo scrivendo quello che ritengo più adatto. E quindi, come vedete, adesso ho una scritta sovrapposta ad una foto. Per spostarla, ovviamente, la si sposta dalla cornice, ma questo è un comando che già esisteva nella vecchia versione. Per quello che riguarda invece lo strumento di cattura, che fu una novità inserita in Windows Vista, qui è stato integrato all'interno di Office. Lo strumento di cattura, vi ricordo, permette di catturare parti di schermate per poi inserirle in Word e quindi eventualmente stamparle. In Vista era in pratica un comando a sé che andava utilizzato a parte per poi incollare in Word, qui invece è stato inserito nella scheda inserisci ed è questo, qui dice screenshot, in italiano sarà sicuramente strumento di cattura quando uscirà la versione definitiva tradotta. Se vado a cliccare screenshot, ho questo comando screen clipping, che in pratica mi permetterà di catturare delle immagini. Allora, innanzitutto io avevo ridotto ad icona, eccolo qua, il solitario, quindi supponiamo di voler catturare parte del solitario. Dunque torno nel Word, vado a cliccare screenshot, vado a fare su screen clipping e inizialmente la schermata diventa, ecco, tutta biancastra, poi con questo puntatore a forma di croce devo cliccare, tener premuto e fare un disegno di un rettangolo sulla parte da catturare ed ecco che viene automaticamente inserita in Word, in questo caso affiancandosi al koala. Ora cerco magari di mandarla a caporigo in maniera tale che non ci si confonda. Eccola qua, in maniera tale che le due immagini siano una sotto l'altra piuttosto che una sopra l'altra. Comunque sicuramente molto interessante anche questa possibilità, quella appunto dell'inserimento dello strumento di cattura. Infine partiamo dal cambiamento forse più importante, cioè il fatto che manca il pulsante Office ed è stato sostituito da questa scheda file. In realtà, quando la vado a cliccare, appare una scheda completa che mi nasconde il foglio e mi mostra molti comandi. Non si chiama scheda file, ma si chiama in realtà backstage view, cioè visione dietro le quinte, diciamo così. Backstage, appunto. Quindi, oltre ai normali comandi di salvataggio, apertura e chiusura che noi già conosciamo dal pulsante Office della versione 2007 di Office, qui abbiamo una serie di altre opzioni. Per esempio, ora siamo su Info e ci vengono mostrate tutte le informazioni relative al file in uso. Per esempio, ci dice che è fatto di una pagina, contiene 13 parole, è stato modificato in un tempo totale di 14 minuti e posso aggiungere un titolo per il documento, mare e montagna, per esempio.
esempio, posso aggiungere dei tag, cioè delle parole che possano permettere di capire quali sono gli argomenti trattati, quindi vacanze, mare, eccetera, eccetera, ed eventualmente anche dei miei commenti. Mi viene detto quando è stata fatta l'ultima modifica, qui dice mai, quando è stato creato today, cioè oggi alle ore 11:10, e l'ultima stampa mai anche, ci dà tutte queste informazioni che risulteranno sicuramente importanti relativamente ai documenti che stiamo utilizzando. C'è chiaramente la scheda dei documenti recenti, ma questa non è una novità, c'è la possibilità da new di creare nuovi documenti, quindi un documento vuoto oppure un documento da modello, e anche queste non sono tutto sommato novità, è stato giusto un po' ridisegnato e ci sono dei modelli nuovi, ma sono cose che già conoscevamo. La scheda print è certamente molto diversa dal comando stampa che conoscevamo. Print vuol dire stampare in inglese. Innanzitutto perché non si apre più una finestra di stampa, non c'è più un comando di anteprima di stampa a parte, ma l'anteprima di stampa viene mostrata automaticamente quando clicco print, eccola qua, e con accanto tutti i comandi necessari per stampare. Quindi mentre vedo l'anteprima di stampa posso già decidere su quale stampante andare ad inviare la stampa, quante copie fare, posso decidere se stampare tutte le pagine oppure se qui cliccare e digitare dei numeri di pagina da stampare, posso decidere il foglio se deve essere in A4 piuttosto che in A5, quindi andandolo a rimpicciolire, il tutto quindi cambiandolo mentre vedo l'anteprima di stampa, che non è più un comando a sé ma è inglobata nel comando di stampa, e questa è una novità molto importante secondo me. Persino posso cambiare i margini, quindi direttamente, come vedete, direttamente dal comando di stampa stesso, e quindi ora per esempio torniamo sui normal margin, cioè sui margini normali. Un'altra novità inserita è quello della scheda share, cioè condivisione, che permetterà di utilizzare dei servizi di Microsoft come il servizio SkyDrive e il servizio SharePoint. Per esempio SkyDrive è un hard disk virtuale in rete che potete gratuitamente utilizzare, magari ne parleremo in un tutorial apposito, iscrivendovi a Microsoft con un normale account MSN, quelli che usate anche per chattare. Potete avere questo SkyDrive, cioè dello spazio online gratuitamente per archiviare i vostri dati e visionarli da qualsiasi computer collegato ad internet, e quindi giustamente Microsoft in Office ha integrato questa funzionalità che permette di salvare non sull'hard disk del vostro computer ma direttamente su questo hard disk online, avendolo ovviamente prima creato con l'apposita registrazione gratuita. C'è anche poi SharePoint, che è un altro servizio di condivisione online simile a SkyDrive, e addirittura la possibilità di pubblicare i propri articoli scritti in Word direttamente sul proprio blog, ovviamente avendolo pre-creato in precedenza. Queste sono le novità principali in Word. Poi ci sono anche altre piccole novità negli altri programmi come in Excel e in PowerPoint, ma essenzialmente credo di avervi dato, anche avendovi mostrato solo Word, un'idea di come sarà il nuovo sistema e di come quindi si differenzierà rispetto ad Office 2007. Arrivederci al prossimo tutorial.